Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi, cari amici, in studio con voi Rosario Moreno. Elezioni USA, Biden è il presidente degli Stati Uniti, la svolta con la conquista della Pennsylvania, vince anche in Nevada. La sua vittoria arriva dopo 3 giorni di incertezza, con un lungo spoglio in cui molto ha pesato il voto postale. La Pennsylvania attribuisce 20 grandi elettori all'ex vice di Obama, facendogli superare la soglia dei 270 necessari per la presidenza. Kamala Harris entra quindi nella storia, la prima vicepresidente donna della storia americana. Obama dice per Biden sfide che nessun nuovo presidente ha mai affrontato e la Merkel dice mi rallegro, amicizia transatlantica insostituibile, il paese è diviso, ha detto l'ex presidente, dobbiamo trovare un terreno comune dal quale muovere e andare avanti. Congratulazioni da Berlino a Parigi, silenzio per ora da Netanyahu. Coronavirus, i dati di ieri, quasi 40.000 contagi con 230.000 tamponi, 425 i morti, oltre 1.200 pazienti ricoverati, 11.000 casi in Lombardia, altre 4.000 infezioni in Campania e Piemonte, più 3.815 in Veneto, balzo in Friuli che passa dai 542 casi dell'altro ieri agli oltre 900 di ieri. In tutto il paese il tasso di positività sale al 17,1%, mentre in Lombardia sfiora il 25%. In 3 giorni sono morte a causa del Covid più di 1.200 persone. Nuovo DPCM, il Viminale ai prefetti dice possibile chiudere strade prima delle 21 e per le aree gialle conferma raccomandazioni a limitare spostamenti. Con una circolare inviata a tutte le prefetture, il Ministero dell'Interno chiarisce i contenuti dell'ultimo provvedimento anti-Covid varato dal Governo. Nelle regioni a rischio più contenuto è necessario uscire di casa solo se necessario, ma non sono previste sanzioni, appunto, consentite le attività di volontariato durante il coprifuoco, mascherina obbligatoria quando si fa sport in area rossa. Pubblicò informazioni sul volo di Stato usato da Renzi per andare in vacanza, è stata archiviata la denuncia contro l'ex deputato 5 Stelle Romano. Era stato denunciato dall'Ente Nazionale di Assistenza di Volo, l'ENAV, per rivelazione di segreto d'ufficio in concorso con un controllore dell'aeroporto di Linate, dipendente dell'ENAV. Il Tribunale di Milano però ha sancito che l'informazione rivelata, reperibile su alcuni siti internet, non ha messo in pericolo la sicurezza dell'allora Presidente del Consiglio. Notizie da Napoli e dalla Campania. Omicidio Simone Frascogno, il re confesso, dice e non vivo più, chiedo scusa per ciò che ho fatto. Non è stato convalidato il provvedimento di fermo, ma ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Domenico Iossa Junior, il 18enne carrozziere di Acerra, reo confesso dell'omicidio di Simone Frascogno avvenuto a Casalnuovo martedì scorso al culmine di una lite scoppiata per motivi di viabilità. Addio al re del babà, stroncato in 4 giorni dal Covid, Antonio Tiziano, nato durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, 77 anni fa, a Casaluce, penultimo di 8 fratelli. Si diploma come perito tecnico al Casanova di Napoli, ma la sua carriera inizia già da piccolissimo, dopo aver portato i caffè per i vari bar della Renaccia nel 1953 e inizia a lavorare nella pasticceria aperta dal fratello maggiore. In 30 ad una festa in un bar, chiuso locale del centro storico. In 30 stavano festeggiando un compleanno all'interno di un bar di Monte Oliveto a Napoli, senza che la titolare avesse esposto all'ingresso dell'esercizio commerciale il cartello riportante il numero massimo di persone ammesse nel locale. E quanto hanno scoperto gli agenti del commissariato Decumani nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico di Napoli. 22 le persone identificate nel corso dei controlli, sono scattate multe per 800 euro alla titolare del bar, oltre alla chiusura del locale per 4 giorni per inottemperanza delle misure anti-Covid-19. Notizie dal Friuli Venezia Giulia.
Covid, decessi in aumento in metà regione, 8 mesi da dimenticare. I dati diffusi dall'Istat evidenziano che sono aumentate le perdite nell'area giuliana e nel pordenonese. Per ora ce la siamo cavata, hanno detto, e la considerazione che sorge spontanea nel leggere i dati sui decessi dei primi 8 mesi del 2020 pubblicati dall'Istat. La regione, tra quelle del nord Italia, ha registrato il minor incremento di perdite, in totale a 10.078, con un aumento dello 0,4%, dato distante anni luce dal 38% in più fatto segnare dalla Lombardia o dal 18,2% del Trentino Alto Adige. È inutile dire che sul vertiginoso aumento dei decessi nel nord è inciso in maniera preponderante la pandemia, che si è aggiunta ad altre cause di morte. Anche da questo punto di vista i friulani sono stati bravi o fortunati, dipende dai punti di vista, riuscendo a limitare i danni e anzi in due province addirittura a ridurre le perdite. Schianto a Pertegada, una donna è ritrasportata in ospedale, scontro tra due auto nel tardo pomeriggio di ieri vicino al ristorante De Mauro. L'incidente a Pertegada di Latisana nella prima serata in via Volton vicino al ristorante De Mauro, ma per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Latisana intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità, si sono scontrati due veicoli in un impatto frontale. Lutto a Udine, è morto il re della pizza Pierino, stroncato da un infarto. Pietro Di Martino, che solo l'altro ieri aveva ricevuto il sigillo della città. Lutto a Udine per l'improvvisa scomparsa di Pietro Di Martino, conosciuto da tutti come Pierino. Solo l'altra mattina il sindaco di Udine, Pietro Fontanina, gli aveva conferito il sigillo della città, quale storico gestore di locali. Ieri sera la terribile notizia, il re della pizza si è spento stroncato da un infarto poco dopo le 18, mentre si trovava con il figlio nel ristorante di via Gorizia. Inutili purtroppo le manovre di rianimazione. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.